Fabio Amato, si inaugura questa mattina questa mostra che racchiude diversi gemelli della Seconda Guerra Mondiale, in particolare una sorta di mostra dello sbarco alleato. Sì, il Chiostro Sant'Angelo viene arricchito ancora di più con il trasferimento di questa mostra sui reperti della Seconda Guerra Mondiale, che era stata creata l'anno scorso alla Tolos di Via Marconi, che purtroppo non è un luogo ideale per l'esposizione di reperti in quanto è un luogo umido, quindi i reperti andavano deteriorandosi. Quindi abbiamo pensato, con la collaborazione della Proloco di Licata, che ha messo a disposizione i locali concessi dal Comune di Licata, di allestire questa nuova mostra con nuove vetrine, con nuovi reperti recuperati anche dal mare di Licata e reperti donati dalla cittadinanza, dai comuni cittadini che vedono una buona iniziativa, quella nostra, di valorizzare il territorio con l'arricchimento appunto culturale, dell'offerta culturale cittadina. E siamo entusiasti di questa iniziativa anche perché Licata finalmente si dota di un museo che purtroppo il museo è chiuso da diversi anni, sono 7 anni ormai che la Regione Sicilia e la Soprintendenza di Agrigento tengono chiusi questo museo di Licata, il Museo Archeologico di Licata, e quindi era una mancanza che abbiamo cercato di colmare con appunto l'installazione di una sezione dedicata all'archeologia subacquea e al Chiostro Sant'Angelo, una sezione dedicata ai reperti della Seconda Guerra Mondiale. E ci tengo a precisare che la mostra è organizzata e curata da Maurizio Cantavenera e Luigi Falletti, che sono due membri dell'Associazione Archeologica Finziade, del gruppo archeologico Finziade, una mostra tra l'altro riuscitissima e che speriamo possa essere visitata per tutta l'estate da un gran numero di turisti. Maurizio Cantavenera, è lei insieme a Luigi Falletti a curare questa mostra particolare con i reperti dello sbarco alleato, e allora invitiamo la cittadinanza a venire a visitare questo allestimento. Certo che noi invitiamo tutta la cittadinanza, anche perché questa mostra non è né del gruppo Finziade né della Proloco, ma è proprio dei cittadini. Perché chi viene a visitare la mostra vedrà i nomi delle persone che hanno messo a disposizione i propri reperti proprio per far conoscere questa pagina di storia mondiale, ripeto mondiale, e quindi è un peccato che i licatesi, soprattutto i giovani, dimenticano un evento così importante proprio per la città.